Toc. Entra! Sì, sì! Entra! Non può entrare, va indietro, no che non entra! Murri, benvenuto in questa nuova puntata di Costoso versus Economico. Costoso, economico. Oggi siamo qui con tre prodotti, mio caro Murri, sì, davvero super interessanti. E no, dimmi tutto! No, dai, fai schifo! Sei diseducativo! Scendi questi piedi. Sei diseducativo. Certo. Sei un maiale perché i piedi sul tavolo non vanno messi. Messo. Oggi siamo qui per andare a provare tre prodotti al solito. Entra! Non entra. Iniziamo dal primo. La penna di merda infinita. Andremo a testare la gomma infinita. Economica. Perché sono spagnolo. Certo. Contro la gomma costosa. Questa è una gomma elettrica. Chi se ne ha pietra? Queste sono tante gomme, coglione. Gomma elettrica. Tu l'avevi mai vista? No. Questa è una gomma, appunto. Sì, da masticare. No. Però andiamo a fare l'unboxing, che sicuramente è una merda. Scusa, non ti volevo interrompere. Queste di Amazon Basics sono veramente tristissime. Tutta bianca con i costi per riciclarla e basta. Mentre questa è della Tritart, perché questa gomma trita, chiaramente. Tritart. E queste le capsule. Queste sono le ricariche delle gomme, perché di base è una gomma, solo che questo c'è un motorino e gira, quindi cancelli tipo... Minchia, cazzata, non funzionerà mai. Vanno inserite sicuramente. Ah, sono gomma. Cosa ti aspetti che sia? No, le pile. Cosa, che pile sono? Ah, vediamo, te lo dico io. Provo io. Questo. Ma questo è un palese per altri scopi. Solo che. Scopi. Minchia, però guarda come ti tritura la vita. Adesso, ovviamente, andiamo. Dove minchia la matita quella seria? Te la sei rubata di nuovo? Te la sei rubata? È scissantura, porca. Qua era, è scomparsa, si è mangiato il tavolo. Ta fottiste, fighi. Ma che mi fottu, te stai minchia, se ruccava, mi facevi cazzi mia. Ta fottiste a dire. Risentirla. Non interrompo io, essere. Che sentivo? Lo faremo senza. Te la sei fottuta? Matita. Ma quando mamma? Come me lo sono fottuta? Tua madre è una merda. Sarà caduta? Come è possibile che è caduta? Minchia, sei un delirio. Manco di iniziato, c'è tutto un bordello in questo video. Perché così, sta sempre va a finire così. Sì. La vedi tu? Io, sei male. Sei impazzito un po'. Andiamo a scrivere e vedere come cancella. Ciao. Come stai? Ok. Abbiamo quella normale che dobbiamo fare la cosa un po' così, sempre lenta, a cancellare. Vediamo anche. Certo, che noia. Sto facendo comunque una pressione non indifferente. Immagino. Non sta cancellando benissimo. Sì, immagino. Vedi tu come cancella? Nel 2023 le auto voleranno. No, però minchia, sta cancellando sicuramente meglio. Potrebbe essere anche un comodo dentifricio spazzolino elettrico. Certo, da qui in poi. Dai, ho fatto. Tu mi hai detto di cancellare. Usala tu, dai. Sempre quel pane. Fa schifo. Ah, si tiene premuto, tra l'altro. Minchia. Se lo scapazzi forte, si rompe. Non cancella, bro. Vedi che non gira il motorino. Madonna. Sì, vai, guarda. Non gira. È una merda, in realtà. È una merda. Come tutta la cosa che compri. Vediamo. Tanto me ne dici nella serie dei gadget. Però guarda, tipo la I me l'ha cancellata bene. Guarda, vedo, c'è la penna, i tuoi peli nella mano. È un attimo. Guarda come mi sta. Ma lascia un sacco di sbavature, è imprecisa. Se fai un atto notarile. È una merda, vediamo questa come cancella invece la. È un po' comunque mi rimane sempre in ugual modo, posso dire, Murri. Hai comprato due merde. Però vuoi mettere la. Cioè, l'ho comprato costoso, economico. Doveva comprare semplicemente quello di mezzo, una gomma normale della Fabriano, qualcosa del genere. Normale, Amazon Basics, economica infatti. Quanto è costata? Questa è tipo 15 centesimi al pezzo. Quindi ho comprato questo, tanto questo tipo un pezzo 15 euro. Centesimi top, compa. Un cazzo. Cioè, mai ho visto un pezzo 15 centesimi, almeno questa? 50 euro un pezzo viene. Questa? Occhi 80 euro? No, Silca. Ehi, 50. Silca ancora più forte. 120. Di meno. Ah, 20, questa... 20 euro. 15 euro se non sbaglio. 15 euro. Però in realtà, sai, questa gomma chi la usa spesso, Murri? Sentiamo, dai. Che era anche quella delle recensioni che ho visto. Sì. La usano tipo gli artisti per fare le sfumature quando vanno a disegnare. Perché con quella gomma viene male, invece con questo riesce a fare bene le sfumature. Tu non sei un artista, non capisci. No, io non sono un artista sicuramente. Però effettivamente sì, le sfumature le fa perché immerda tutto il foglio. Quindi è sicuramente una gomma da artisti. Ah, sminchissi tutto già.
No, no, penso che si chiuda. Sì, sì, sì. L'hai sminchiato tutto. Oh, come? No, l'ho aggiustato. In che acquistone, oh. L'ho aggiustato. La prossima volta dopo l'investimento ti chiamo. Costoso o economico? Quale vince? Economico tutta economico la vita. Tutta la vita, secondo me. È anche prevedibile. Però. Oh. È la prima cazzata. È la prima cazzata andata. Care for fashion. Già adesso immagino... andiamo a provare, Murri, un coso non che... Ho comprato uno stiratore verticale. Due stiratori verticali. Sei un idiota. Perché? Ma come, su che cosa lo stiri? Sulla camicia che ho portato. Ovviamente è tirata tipo tutta merda là dentro, perché dovevo stirare. Io caro Murri, detto questo, non partiremo dallo stiratore verticale, bensì da questi, che sono dei levapelucchi elettrici. Abbiamo uno economico ed uno costoso. Dei levapelucchi, cioè queste cazzate. Che ora ti devo dire solo quanto, tu li puoi comprare. Ti devo dire pure quanto sono costati. Già puoi vedere anche dal packaging, secondo te qual è costato di più? Chi? Tu, Philips? No, zero. Questa merda. Questa merda, che tu lo chiami merda, è costato di 40 euro. Mentre il Philips, mio caro Murri, è costato... Te lo ma dico, fai il reso di questa porcheria. E quanto costa il Philips, compa? 5 euro. 8 euro. Beh, che comunque già è tanto per la merda che è. Ma non serve a niente. Cioè, chi cazzo sono? Chi è che vorrebbe togliere dei pelucchi? Ma compa, vedi che è importantissimo togliere i pelucchi delle cose. Importantissimo, certo. Cioè, tu nella vita... Allora, vi do questa massima. Se tu durante la tua giornata hai il tempo di togliere i pelucchi da qualsiasi cosa, vuol dire che non stai facendo cazzo nella vita. Ma a te non ti è mai successo che tipo il divano, una maglia, ti crei i pelucchi e li devi togliere? No, perché non sono ho tempo di fare questa di cosa. Merda. E la butto il divano. Quindi, cioè, la gente normale non ha i tuoi soldi e quindi non le butta le cose. Allora, intanto, proprio per ora c'è un periodo di magra incredibile. Ah, però guarda che bel packaging. Ok. Pennellino, che non ho idea cosa serva. Anche qui c'è il pennellino. Manuale di istruzioni che non mi interessa. Ah, qui c'è il pennellino. Sto robo. Intanto c'è una differenza, brutto idiota, che non hai fatto notare. Che questo si ricarica e si alimenta, quello costoso, tramite USB-C. È un rasoio a tutti gli effetti. Sì. Gli entrano le cose di sopra e lui... Bravo. Questo si alimenta tramite USB, mentre questo Philips semplicemente ha batterie, ovviamente, che però sono incluse nella confezione. Quindi piangi con un occhio. Beh, sicuramente questo è più comodo perché poi lo ricarichi, però bisogna vedere quale delle due. Intanto... Ah, no, è magnetico. Sì. Vero. Però anche qui, guarda quanto ha la finitura premium sì, quell'altro rispetto a questo. Vabbè, grazie al cavolo, per quanto è costato è anche più ergonomico. Oddio, oddio. Questo è tipo di cosa. Ed eccoci qua. Ora, ovviamente, nel frattempo che Murri scopre. Oddio, sono tutti e due molto ergonomici. Mi piace. Perché questo lo usi tipo così a coccia d'uovo. A coccia di minchia. Mentre questo è più ergonomico, lo tieni tipo un rasoio. Lo puoi fare anche in barba. Ora, ho portato dalla mia casa il tappetino del mio mouse. Bello, bello, bello. Uno zerbino, ma nemmeno per fare la doccia lo metterei, perché fa schifo. Che è pieno di pelucchi. Come vedi, se tu passi la mano, guarda quanti sì, pelucchi c'ha. Sì, ma non c'è bisogno nemmeno di guardarlo, perché fa schifo. Non fa schifo, è bellissimo. Sì. Aspetta, aspetta, no, andiamo a fare una porzione, Murri. Ah, io faccio capire. Questa qua. Esatto, tu fai questa così e io faccio questa, questo lato, capito? Tu fai questa porzione, faccio questa porzione, okay. Partendo dal basso. E vediamo chi riesce a sistemare dai, meglio. 3, 2, vai. Perché il tuo sembra che si stia spegnendo? Muri io. Oh, però posso dire, piccio, che è tornato super... Zio porco, guarda qui, è super liscio. È merda. Vediamo il tuo. Anche il tuo, dai. Sembra una porcata, ma mi sta facendo rinascere sicuramente il tappetino. Sto là, merda ne toglie, perché effettivamente questo ha il coso trasparente che è molto carino. Ah, c'è un recipiente, top. Si vedi, cade da qua e sopra. Questo sicuro pure, se no come cazzo fai? E questo con minchia si apre? Ah, ok, si svita. Così. E minchia, guarda qui quanta merda ha tolto. Botto. Buttiamo sul tavolo e vediamo chi ha tolto più merda. Il mio sicuramente di più, bro. Quindi significa che ha tagliato. Vabbè, però magari hai passato in una porzione più ampia. Ma sembra distrutto allo stesso modo. Però guarda, passa la mano qui da me, che sembra veramente la parte del babbio rinato. Qui ancora c'è qualcosa. Sì, un po' meglio funziona. Quindi, ad onore di questo, proprio è super satisfying, cioè continuerei all'infinito. Fammi continuare, ti prego. Levamolo davanti perché sennò pure la testa ti apparo. Non li taglia. Ma sei minchione! Detto questo, secondo me, ragazzi, vince senza ombra di dubbio quello costoso. Aspetta che devo decidere effettivamente una scelta ardua tra due levapelucchi elettrici. Ma l'obiettivo della serie è questo, trovare prodotti mainstream che... Però tu devi smetterla di fare rumore. Ma non ho fatto niente! Hai mosso il tavolo. Non ho mosso il tavolo. Comunque sì, ho spento la luce perché vince il lato illuminato.
quindi quello costoso. Grazie. Passiamo all'ultimo prodotto. E rieccoci qui con l'ultimo prodotto. Ha vinto un prodotto cheap e uno expensive. Vediamo. Puntata super equilibrata, ecco. Esatto. Vediamo adesso chi vincerà. Ragazzi, mamma mia, è lo scontro finale, non vedevo l'ora. Ho comprato due ferri da stiro verticali. Verticali, non di quelli perché non come noi che non siamo ancora verticali sul nostro canale. Esattamente. Non ho comprato un ferro da stiro classico perché non lo so usare, ma soprattutto i ferri da stiro normali, noiosi. Facili. Ferri da stiro verticale solitamente sono famosissimi per non funzionare un cazzo. Quindi per cui proviamoli. Allora, secondo te quale dovrebbe essere questo? Questo. A parte che anche il Roventa non è male, ma Ariete costa di più. Invece... perché Ariete, oltre a fare i ferri, canta. Sì, invece di stupirò Murri, questo è costato 50 euro, questo 20 euro. 50 euro. Adesso continuiamo con l'esperienza unboxing. Vediamo chi riuscirà meglio, cosa c'è, cosa c'è all'interno della confezione, vediamo come si presenta il prodotto chiaramente. Sui ferri verticali ho sempre avuto i miei dubbi, penso che non saranno mai come i ferri da stiro veri. Qui abbiamo già la comoda bag da portare in la viaggio. La dust bag, certo bro. In viaggio, abbiamo ovviamente il nostro ferro da stiro e basta. Sicuramente è molto più bello questo, picciò. Sì. Minchia, fighissimo. Sembra un Dyson. Questo invece sembra una... Merda. Qui abbiamo due gadget. Uno con le setole. Ah, ok. Lì ci sono più gadget. Qui invece no. Qui abbiamo qua semplicemente... questo. Ottimo. Qui abbiamo semplicemente una testina che si inserisce in questa maniera, però molto premium. Guarda qui, senti. Certo, certo. Guarda, tu nemmeno riesci a uscirlo qui per farti capire... No, io... Per quanto... Ah, da sotto. L'hai messo per sempre. Visto che già qui c'è un... un problema. Ma come l'hai messo, bro? Ha fatto il click. Ma per sempre faccio click. Ha fatto il click per l'ultima volta in vita sua. Ok. No, visto che è sotto. Lato accessori, sicuramente è meglio quello cheap. Poi qui abbiamo la vaschetta che si toglie e si ricarica tipo pistola. Poi qua abbiamo la sicura. Anzi no, il blocco tipo la pistola del gas. Questo no, ok. Questo no, fa schifo come te. Conta lo stiraggio. Però allora, lato diciamo accessori. Conta tutto. No, lato accessori e lato... sicuramente magari utilizza un attimino di funzioni, quello economico se la porta alla per guarda la che bella ergonomia pure. Questo invece il serbatoio, guarda così Murri, fa schifo, è piccolissimo. E così e si riempie da qui. È piccolissimo. Murri viene e punta il ferro, che fai? Benissimo, una camicia terrificante di Jumpydeck, brutta come poche cose. Una camicia sicuramente molto sgualcita e è molto stropicciata. Bruttissima. Bruttissima sicuramente perché odio le camicie. Quindi per cui riempiamo l'acqua. Allora signori, eccoci qua. Abbiamo, un attimino faccio un po' di ordine, Murri. Abbiamo riempito i nostri ferri da stiro con l'acqua. In questo qui c'è un comodo LED che adesso vi faccio vedere meglio, ok? Ma è bello. Che illumina un botto. Adesso vado ad accendere anche il mio sperando non si stacchi la corrente. E qui c'è il LED qua sopra, guarda qui, che penso diventa verde appena è pronto. E questo invece smette di lampeggiare. Di flashare, sì. Una comunque, cosa ergonomia che... vince lui, guarda che comodo, bellissimo. Ma tu prendi questo, che ancora non l'hai mai tastato. Che merda. Non è vero. E guarda! Sta sudando acqua, giusto? Questo diventa caldo. Fermo. No, questo non diventa caldo perché stira grazie al vapore. Eccolo. Allora, sicuramente quello se forse è andato... Ok, già questo per pronto. Si muove, cioè sento un rumorino. Minchia, qui secondo me è molto meglio. Sì, quantità di vapore sì. Quantità di vapore. Però aspetta, fallo variare. Una cosa che sicuramente va detta, raga, è che il serbatoio di questo rispetto a quello è ridicolo. Cioè, porco tu, è ridicolo. Fa ridere proprio i cazzi. Cioè, questo ci stira una manica forse di una camicia, onestamente. Però, fammi vedere questo. Minchia, guarda che vapore. Minchia. Adesso andiamo a stirare, assolutamente. Essendo uno stiratore questo verticale, lo devi mettere sulla gruccia. Gruccia, Murri. Amore, direi di fare una manica l'uno. Devi appoggiarlo. Tira per me. Ma dove fare? Devi appoggiarlo, non devi fare così, però. Appoggiarlo. Devi appoggiarlo senza se però... tu gemimi invalidi. Tieni qualcosa. Ma da qui! Dai, Chris! Ma dai, non si fa niente già. Ma troppo. Vabbè, tu si vede che non hai mai stirato. Sei veramente un idiota patentato. Tua madre è cresciuta nella bambagia. Stirando, bro. Dove dobbiamo andare? Dal vicino a stirare? Stai fermo! Però questa macchina, manica, non era molto stropicciata. Non era stropicciata, intanto fammi vedere cosa hai fatto. Buono, buono. Oddio, non è male, guarda, Attenzione, sai che è veramente... Non è una cazzata, vediamo qua. Beh, esatto, fai questa parte, che io poi faccio quest'altra. Devi fare un po' di passate, perché giustamente come funziona il ferro da stiro verticale? Che il vapore va a inumidire il tessuto, poi quando si asciuga va a togliere chiaramente le pieghe. Le grinze. Vai, stiramela così, bravo. Stiramela, non me lo dici. Stiramela. Cazzo, sono la tua serva. Ma mia puttana, così stasera me la indosso e penso a te.
Dove vai? Da nessuna parte. Però ti devo dire, una cosa veloce, magari da portare in viaggio, comoda. Lato fatto dal lato economico, comunque ottime grinze. Lato fatto dal lato economico. Questo è il lato stirato che comunque ci sta. Questo è quello tutto ancora da fare, quindi c'è un po' di grinze e tutto. Certamente non è un foro da stiro normale, dove tu praticamente applichi una pressione incredibile. Ma proviamo il mio. Oh, ti faccio vedere come si tiene fermo una mano. Direi che questo sta stirando a meraviglia, bro. Che faccia da alluvionato che hai? Non so che faccia abbiano gli alluvionati. Io sicuramente sulla faccia. Bro, ma questa è tutt'altra storia. Ma ti puoi emozionare per una cosa del genere? Certo che mi emoziona, ma guarda qui. Picciò, ma me l'ha fatta perfetta. Ma a posto? Posso dire quasi uguali. Tu veramente dici? Impercettibili. Sì, tu dici? Sì. Io dico, sì. Fammi fare una manica. Fatti quella la manica. L'avevi fatto tu? Quella, io faccio questa, vediamo. Stai a porta, Giampi. M, come i bambini. M di nano. M, anzi M. Solitamente porto S. Oh, questo è bellissimo. Mi stira che è una meraviglia, compa. Potete fare uno screenshot di questa roba e poi quando mi chiederò perché sto fallendo mi mostrerò questo screenshot. Ma vai a fare in culo. E questo è per la scienza e per il pubblico. Il mio ha stirato nettamente meglio, raga, senza ombra di dubbio. Secondo me uguali, identici. No, ragazzi, che dite? Guarda il mio, allora analizzalo. Il tuo ha lasciato queste grinzette qui, visto? Mentre il mio ha stirato praticamente, cioè non ci sono grinze, guarda. Visto che tipo ci sono tutte queste grinze qua, mentre da me no. Quindi per cui costoso. Vince il costoso. E questo me lo porto a casa. Pari o dispari? Se vinci te lo porti a casa. Che cazzo te ne fai di due? Se non fai il reso. Faccio una manica o una manica? L'aspiratore. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi lascio il link dei prodotti qua sotto in descrizione se non me lo ricordo. Probabilmente lo dimenticherò. Bravo. Ma detto questo, fateci sapere secondo voi qual è stato il prodotto migliore all'interno di questo video. Ci vediamo con un prossimo video. Assolutamente sì. Ciao. Minchia, com'è che nessuno ha fatto di più? Una sauna.